Sulle note dell'aria sulla quarta corda di Bach, conosciuta più come la sigla del programma televisivo Quark, è stato inaugurato il ciclo di conferenze Costruire il futuro, organizzato da Piero Angela grazie alla Compagnia di San Paolo e rivolto a 400 studenti meritevoli del Politecnico ed istituti secondari superiori di Torino. Scienziati, sociologi, demografi, ma anche medici, giuristi, storici, politologi, economisti ed imprenditori si alterneranno per 15 incontri nell'aula magna del Politecnico, offrendo ai ragazzi una lettura multidisciplinare delle grandi trasformazioni della società. Tra i relatori Massimo Livi Baci, Tito Boeri, Giuseppe De Rita, Silvio Garattini, Armando Spataro e lo stesso Piero Angela. È anche un percorso di cittadini, oltre che naturalmente di persone che dovranno, tanto più che qui siamo al Politecnico, affrontare queste nuove tecnologie che stanno marciando a grande velocità. Nel futuro certamente la tecnologia sarà importante, la scienza sarà importante, ma noi dobbiamo formare degli uomini, dobbiamo formare delle persone che abbiano una formazione che sia il più possibile completa, 360 gradi. Ecco, questo è l'obiettivo e la speranza che noi abbiamo con questo ciclo di conferenze. Il mondo è in continua evoluzione, in rapido cambiamento, e molti di noi faranno dei lavori che tutt'oggi non esistono. Studio architettura, quindi di tecnologia non ne so molto, però comunque mi interessa scoprire cose nuove, quindi ascolterò con piacere. È un esperimento che, ho detto a questi giovani, deve riuscire, quindi ce la mettiamo tutte, sia noi che loro, anche perché io penso che questo potrebbe estendersi a molte altre città.